Eredità, eredità, eredità è la maggior parte degli acquisti che noi facciamo. In questo caso siamo stati contattati da un amministratore di condominio che ci ha contattato lui direttamente, conoscendoci attraverso i social, per sapere se potevamo comprare l'appartamento in un condominio che lui amministrava. Che cosa è successo? Quattro fratelli hanno preso in eredità un appartamento. Uno vive in Australia, una vive in Spagna, e uno al sud e uno al nord. L'unico che non si parlano tra loro, non sono in buoni rapporti. Fatto sta che pago io le spese condominiali, paghi tu, ma poi non me li dai, non li avremo. Hanno creato su un immobile che vale circa 60.000 euro 18.000 euro di debito. E quindi l'appartamento andrà all'asta. L'unico fratello interessato, quello che vive sulla zona, sta cercando ogni modo per poter liquidare la sua quota prima di rinunciare alla proprietà, insomma. E quindi stiamo trattando singolarmente con i singoli fratelli per fare un'offerta per andare ad acquistare direttamente l'immobile, perché loro ne hanno un vantaggio, perché se tengono la situazione così com'è, l'immobile andrà all'asta tra almeno un annetto, e quindi dal valore di perizia sappiamo benissimo, perché abbiamo visto diversi video, che ci sarà un'immediata riduzione del valore del 25% proprio perché è un'asta. Qualora non ci fosse addirittura un acquirente, il valore scenderà ancora, ma in questo tempo che si allunga il debito cresce. Quindi per loro è decisamente più conveniente accettare un'offerta immediata che noi abbiamo formulato e depositato o scritta sia dall'amministratore che per mezzo di un consulente immobiliare per garanzia delle parti, e così loro riusciranno a liberarsi velocemente, ma soprattutto il condominio riuscirà a liberarsi, perché pensa che in questo periodo di bonus, super bonus, il condominio vuole fare dei lavori, ma quel debito di 18.000 euro più gli eventuali lavori straordinari che stanno pensando di fare, anche se in parte supportati, ma poi c'è sempre qualcosa fuori, pesa molto sul condominio e quindi potrebbe bloccare tutto il palazzo stesso. E quindi è per questo che l'amministratore coscienzioso ha ben pensato di chiamarci, e stiamo cercando di aiutarlo nel migliore dei modi. Quindi se ti capita di parlare con qualcuno che ha delle spese condominiali arretrate, o se sei un amministratore che sta guardando questo video, all'occorrenza contattaci, vediamo cosa possiamo fare per te. E iscriviti al canale. Ti serve una consulenza legata alla gestione del patrimonio immobiliare o all'investimento immobiliare? Scrivimi la mail che trovi in didascalia. Ciao!